Torna da Baga. Lungo per Borghi che si gira bene. Borghi, attenzione. Borghi! Il vantaggio dell'Amo Sportiva con la botta di Andrea Borghi, che si è girato benissimo e trova il gol del vantaggio per la formazione di casa. Prova a ripartire il Delebio, libera, trova Colombo, buono lo stop, la difesa del pallone, libera adesso, cerca Dell'Occa dall'altra parte, ottimo lo stop! Buonissima questa azione del Delebio, che ha trovato la deviazione di Davide Strada sul tiro, attenzione adesso, Bertolini, pareggia per il Delebio. Amo Sportiva impreparata si è fatta sorprendere su questo calcio d'angolo e Bertolini con una rasoiata all'angolino ha battuto Davide Strada per il pareggio del Delebio. È arrivato tardi al tiro, si è fatto murare da Libera. Adesso Colombo l'ha rimessa proprio per Giulio Dori, che ha cercato il tiro con la punta, deviato all'ultimo dal numero 9 Borzi in calcio d'angolo. C'era Baga sul secondo palo pronto a intervenire. Adesso vediamo Baga toccare indietro per Giulio Dori. Giulio Dori salta bene l'uomo! Andrea Giulio Dori trova un gol bellissimo dopo aver scartato abilmente l'uomo davanti, ha trovato un gol a nostro parere meraviglioso. È rimessa dal fondo per Delebio, ottima azione quella del numero 8, probabilmente galvanizzato dal gol. Vediamo adesso Francesco Colombo per il Delebio, porta a porta palla, cerca lungo Borzi, palla che è uscita, sarà rimessa laterale per il Delebio, proprio Colombo sul punto di battuta, tocca indietro per Libera, Libera che si gira e cerca un passaggio lungo perfetto per Francesco Colombo, che anticipa Davide Strada con la testa, lasciato completamente libero, ha insaccato per il nuovo pareggio del Delebio ed è 2-2. Adesso si rallenta la ripresa del gioco, anche se si necessiterebbe di una maggiore velocità. Intanto Morandi tocca in avanti per Baga, prova a girarsi Baga, deviato il suo tocco, probabilmente no, sarà rimessa laterale per Delebio. Intanto Libera lancia lunghissimo e cambio rimessa, sarà cambio rimessa perché Libera nella foga ha sbagliato, quindi rimessa la stessa situazione. Morandi, clamoroso autogol del numero 7 Bertolini, che ha deviato la conclusione del numero 2 Fabio Morandi nella propria porta. Clamoroso questo autogol di Delebio. Caro Gabri, ti ho visto che amavi molto il tuo difensore che ti abbracciava. Ti assicuro, ti stimo perché non hai reagito come di solito si potrebbe reagire. Cosa ne dici della partita? È stata una partita sicuramente dura, secondo me abbiamo fatto una buona partita, abbiamo giocato bene, abbiamo avuto tante occasioni, tanta sfortuna, loro sono sicuramente una buona squadra, corrono tanto, ci hanno fatto faticare, penso che alla fine il risultato sia abbastanza giusto, guardando i pali, guardando le occasioni che abbiamo avuto, quindi meno male, finalmente due vittorie di fila che non facevamo da un po'. Va bene, al di là di tutto tu la chiami sfortuna, io la chiamo falegnameria, avete preso più pari voi che non so quante volte, in quante partite. No, è vero, sicuramente sotto porta abbiamo sempre questo problema di... ci manca un po' di cattiveria, dobbiamo migliorare lì, non siamo una squadra che riesce a concretizzare per quanto produce, sicuramente demerito nostro, dobbiamo migliorare, speriamo con le partite di ingranare un po' sotto porta. Esatto, ricordatevi sempre quello che vi ho detto io, l'importante è prenderne meno di quante ce ne fanno. Oggi finalmente è andata bene, meno male, no dai, è stata, meno male, siamo contenti, dai, ci voleva un'altra vittoria e per fortuna è arrivata. Visto che qui di fronte c'è l'avversario, grazie anche all'autogol, comunque complimenti, avete giocato bene. Grazie mille, grazie, e faccio l'in bocca al lupo ai ragazzi, ai nostri avversari che meritano, so che molti sono al primo anno e in bocca al lupo. Come ti chiami? Libera Marco. Senti, mi sembra che tu sei all'inizio del primo anno che giochi e hai fatto veramente una bella partita.
hai sentito l'intervista che ho fatto al tuo collega della squadra avversaria, cosa ne dici? Condivido quello che ha detto il ragazzo, è stata una partita molto bella, è stata combattuta fino alla fine, si vede che loro hanno molta più esperienza di noi, noi pecchiamo un po' in quello. Ci hanno fatto i complimenti anche loro per come abbiamo giocato, arriveranno anche per noi i risultati, matureremo la nostra esperienza e andremo avanti a testa alta. Io aggiungo qualcosa in più di quello che ha detto il tuo avversario. So che giocate in un campo che è più piccolo di questo e dopo tutto avete delle trasferte che sono un po' più onerose delle nostre. Cosa ne dite? È vero, essendo il primo anno abbiamo già parecchie spese anche per tecniche e tutto, le trasferte qua a noi costano parecchio e purtroppo i soldi neanche noi ce li regalano nessuno. Del campo? Il campo nostro bene o male è come questo qua, ovviamente forse per la, sì, per la poca esperienza che abbiamo forse era meglio un campo un po' più piccolo per imparare di più i movimenti, campo largo rischiamo sempre di prendere gol per la nostra poca esperienza. Va bene, quando verremo là speriamo che ci facciate un altro regalo di un altro gol e forse vinceremo, cosa ne dici? Ah, sinceramente spero di ribaltare il risultato dell'andata e fare 3 punti. Complimenti agli avversari, senz'altro. Come allenatore le dico che devo fare i complimenti alla sua squadra per 2 motivi. Uno, perché le vostre trasferte sono più lunghe e quindi più onerose dal punto di vista fatica. Due, anche perché se mi ricordo il vostro campo è un po' più piccolo di questo e quindi forse potrebbe darvi dei motivi di tenuta di fiato. Cosa ne dici? Innanzitutto vorrei fare i complimenti a tutti perché abbiamo trovato veramente dei ragazzi, una società ospitale, educata e gentile, e si è creato subito un clima veramente piacevole e ci siamo divertiti, e questo diciamo, è l'obiettivo raggiunto che dovrebbe sempre far parte dello sport. Seconda cosa, i ragazzi sono al primo anno, abbiamo creato questa avventura, questa voglia di giocare, sono un gruppo di amici che tutti insieme hanno pensato di fare questa stagione, ce la giochiamo, vogliamo divertirci e finché troveremo squadre in campionato che potremo divertirci in questo modo sarà sicuramente un successo, sempre comunque qualsiasi sia il risultato. Ci manca un po' di esperienza, ci manca un po' di malizia, quello che potrebbe servire per portarci qualche risultato positivo e potrebbe anche fare della squadra poi un carico diverso, però i ragazzi alla fine della partita, che si vinca o si perda, sono sempre felici di scherzare nello spogliatoio e di rimanere comunque in questo spirito, quindi va bene così. Io ho conosciuto parecchie squadre vostre limitrofe e devo fare i complimenti alla vostra squadra soprattutto per il comportamento in campo che è stato effettivamente molto 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 corretto. Fin dall'inizio del campionato ho chiesto ai ragazzi che giocare, l'obiettivo, ripeto, era divertirsi e questo è quello che stiamo facendo, l'educazione al rispetto dell'avversario e l'educazione al rispetto di chi fa parte della partita, quindi anche del compagno. In campo bisogna sudare, bisogna correre, bisogna divertirsi, bisogna spingere, ma comunque lo spirito deve comunque rimanere quello. Educazione, rispetto e sport, penso che siano 3 voci che si sposano bene assieme. Sì, lei ha dimenticato il terzo incomodo che è l'arbitro, ma è stato rispettato anche l'arbitro perché ha arbitrato sì, molto abbiamo bene. Trovato un arbitro molto vicino alle squadre, abbiamo trovato un arbitro molto affabile, quindi non ha creato distacco e ci ha permesso anche questo di rimanere tranquilli e poter giocare anche con l'arbitro, nel senso che ha potuto fare anche lui il suo lavoro serenamente senza dover prendere delle iniziative magari sempre non piacevoli per nessuno. Quindi alla fine anche il terzo tempo ho visto veramente piacere nel salutarci, nel farci complimenti a entrambe le squadre e questo veramente secondo me è una pubblicità per questo sport. Senz'altro, e vi faccio ancora i complimenti perché ripeto, avendo conosciuto diverse squadre della Valtellina, voi siete state quella che effettivamente mi ha veramente fatto piacere vedere in campo.
Noi vi ringraziamo, vi aspettiamo in Valtellina, magari se venite su prima di venire a giocare mangiatevi un piatto di pizzoccheri, così vi siete un pochino più appesantiti e magari la prossima volta vinciamo noi. Va bene, grazie. Grazie, saluti, arrivederci. Andrea, ho detto al tuo compagno Baga che invece di dire che avete sfortuna nel prendere i pali, ho detto che molto probabilmente se andate avanti così andrete avrete un diploma di falegnami. Tu quanti ne hai presi a proposito? Io ne ho presi 2 più quello che fortunatamente è il primo tiro che è andato in porta, quindi 3. Con l'aiuto di uno sono riuscito a segnare, gli altri 2 mi è andata male. Allora, al di là della sfortuna che voi dite sempre che avete nel non fare i gol, questa volta avete avuto una fortuna della manovra perché avete vinto con un autogol degli avversari, cosa ne dici? Che ci abbiamo creduto fino alla fine, comunque altre partite probabilmente avremmo lasciato al 10 minuti, 5 minuti dalla fine, non ci avremmo più creduto, stavolta pur con i pali, pur sbagliando, prendendo dei gol da polli, ci abbiamo creduto fino alla fine e alla fine siamo stati premiati comunque. Hai ragione, effettivamente è quello che dico io, la partita finisce all'ultimo secondo o dopo l'ultimo secondo, avanti così e vedrete che recupererete quelle che avete perso nelle prime partite. Ce la mettiamo tutta e vediamo di andare più in alto possibile, è la nostra voglia quella di vincere. Grazie. Giordano, prima di tutto devo dirti che sono molto contento, non solo per la vittoria ma per la dedica che volevo che venisse fatta a te per tante cose, soprattutto per le partite perse in malo modo che ti hanno lasciato molto amaro in bocca. Cosa ne dici adesso di questa partita? Ma onestamente, se devo guardare l'andamento della partita, sono contento del risultato e vabbè, non c'è dubbio anche sul fatto che l'abbiamo ampiamente meritato, perché abbiamo preso 3 traverse, 2 pali, non mi ricordo neanche quanti, veramente tanti. 5 3 pali, esatto. E però manca qualcosina, secondo me, sempre a livello di gioco, cosa che avevo visto molto bene nelle prime 2 partite, nonostante avessimo perso, e un po' meno bene nelle ultime 2 che abbiamo fatto, dove abbiamo vinto. Poi il calcio è proprio così, veramente, si gioca bene e si perde, si gioca non bene e si porta a casa la vittoria, anche se alla fine tutto sommato è arrivata per un colpo di fortuna, perché abbiamo segnato all'ultimo secondo praticamente su quasi un autorete, quindi è andata bene. Ecco. Sì, il colpo di fortuna è d'accordo, però io sono d'accordo con Borghi quando ha detto che bisogna credere fino all'ultimo minuto. Nelle altre partite evidentemente hanno, perché tu non c'entri niente, in campo non si sono adoperati fino all'ultimo momento. Vabbè, siamo sulla buona strada, speriamo di andare avanti così. Sì, beh, la cosa davvero importante è che finalmente abbiamo fatto 2 vittorie di fila e per il morale questo è assolutamente determinante. Abbiamo adesso la prossima partita che sappiamo che non conta dal punto di vista della classifica, dove peraltro avremo parecchi assenti, ma cercheremo di sfruttare soprattutto il recupero di quelli infortunati e di quelli che non sono in ottima condizione fisica perché hanno avuto comunque infortuni o hanno potuto allenarsi comunque non tantissimo. Mi spiace solo per la prossima settimana non poter provare qualche ragazzo dell'under, perché la sfortuna vuole che si sono infortunati anche loro, quelli che avrei voluto portare, quindi alla fine mi sa che se si riesce magari non riusciremo a portare 1 o 2 al massimo, cosa che invece avrei avuto proprio il piacere di sfruttare questa opportunità per metterli in campo e vedere come possono reagire di fronte a delle squadre con gente più grande, perché alla fine sappiamo che il problema vero è il contatto fisico per i ragazzi che sono ancora comunque strutturati dal punto di vista fisico non in maniera adulta, anche se qualcuno dei nostri under 21 comunque la sua figura la può già fare anche bene, per quello che mi dispiace che guarda caso siano proprio quelli che non posso portare. Vabbè, adesso ripeto, bisogna la settimana prossima non dimenticarci che sì, la partita non è valida ai fini della classifica, però deve essere valida dal punto di vista emotivo e quindi tenersi su per la successiva
che faremo in casa se non vado errate, e quindi ripetere e ricominciare a ripetere i risultati che ci meritiamo, perché quando la squadra ci mette la voglia e la grinta, ha la tecnica valida per fare tanti gol che per ora non ha espresso, speriamo. Sì, devo dire che noi comunque rimaniamo una squadra che veramente produce tanto, però segna davvero poco, cioè, e questo anche stasera è venuto fuori per l'ennesima volta, perché abbiamo segnato 3 gol ma abbiamo preso 5 legni, mi stai ricordando, ed è incredibile, ancora una volta riusciamo a prendere più pali traverse che non segnare, e questo alla fine è quello che secondo me, al di là di qualsiasi discorso tecnico o tattico che sia, poi fa la differenza, perché se non segni purtroppo le partite non le vinci. Secondo te i legni sono tiri sbagliati o tiri diciamo sfortunati? E quando c'è continuità nel ripetersi, perché ormai per noi è diventata la logica di ogni singola partita, non è più sfortuna, significa che non siamo capaci di concretizzare perché non abbiamo la cattiveria giusta davanti alla porta. Bravo, dillo anche ai tuoi giocatori, perché qualcuno non ritiene questo giudizio valido. Ciao, grazie.